Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Domenica formidabile, provocazione di luce oggi, per coincidenza di percorsi, di date, di calendario, oggi, 2 febbraio, domenica, si celebra la presentazione di Gesù al Tempio, la Candelora. Giorno di luce, che ricorda il giorno in cui Maria e Giuseppe, dopo 40 giorni, hanno presentato al Tempio il bambino Gesù. Ma soprattutto ricorda il vecchio Simeone, che allora e oggi grida il suo entusiasmo, la sua gioia, perché ha ricevuto l'annuncio che le tenebre sono state vinte. Luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Oggi, in questa giornata così straordinariamente importante per chi come credente vuole vincere la notte, più segni avremo da celebrare insieme nel segno più grande, più potente, che è quello dell'Eucaristia, che è il momento in cui noi incontriamo Gesù, la nostra vita incontra Lui per essere rinnovata ogni domenica. Più segni, rinnoveremo la nostra fede, riconsidereremo la speranza e quindi la vittoria della luce sulle tenebre, benediremo i nostri figli, pregheremo su di loro perché il Signore possa dargli lo squarcio di luce in tempo complesso, compromesso dalle tenebre. Bene, tanti segni, ma iniziamo con quello giusto, quello più importante in questo momento, quello di vincere le tenebre di dentro, vincere il peccato. Riconosciamolo e chiediamo perdono. Dio, Padre di misericordia, benedici quest'acqua e fa che, aspersi dal tuo amore, possiamo rinnovare tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Dio onnipotente ed eterno,
Guarda i tuoi fedeli riuniti nella festa della presentazione al Tempio del tuo unico figlio fatto uomo e concedi anche a noi di essere presentati a te pienamente rinnovati nello Spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Malachia. Così dice il Signore Dio: ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me, e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate, e l'angelo dell'alleanza che voi sospirate, eccolo venire, dice il Signore degli eserciti. Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del fonditore e come la lisciva dei lavandai. Siederà per fondere e purificare l'argento, purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro e argento, perché possano offrire al Signore un'offerta secondo giustizia. Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore, come nei giorni antichi, come negli anni lontani. Parola di Dio. Diamo grazie. Vieni, Signore, nel tuo tempio santo. Vieni, Tempio santo. Alzatevi, o porte, la vostra fronte. Alzatevi, soglie antiche, ed entri il Re della gloria. Vieni, Signore, nel tuo tempio santo. Chi è questo Re della gloria? Il Signore forte e valoroso. Il Signore valoroso, valoroso in battaglia. Vieni, Signore, nel tuo tempio santo. Alzate, o porte, la vostra fronte. Alzatevi, soglie antiche, ed entri il Re della gloria. Vieni, Signore, nel tuo tempio santo. Chi è mai questo Re della gloria? Il Signore degli eserciti. Il Signore degli eserciti è il Re della gloria. Vieni, Signore, nel tuo tempio santo. Dalla lettera agli Ebrei.
poiché i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche Cristo allo stesso modo ne è divenuto partecipe, per ridurre all'impotenza mediante la morte colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Egli, infatti, non si prende cura degli angeli, ma della stirpe di Abramo si prende cura. Perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli, per diventare un sommo sacerdote misericordioso e degno di fede nelle cose che riguardano Dio, allo scopo di espiare i peccati del popolo. Infatti, proprio per essere stato messo alla prova e aver sofferto personalmente, egli è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova. Parola di Dio. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore e due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anche egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: «Ecco, egli è qui
per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione. E anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Famuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunto in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino, a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbe adempiuto ogni cosa, secondo la legge del Signore, fecero il ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret. Il bambino intanto cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui. Parola del Signore. Quaranta giorni dopo Natale, dopo la nascita del Signore, come tradizione nella comunità ebraica, per la purificazione del bambino e della madre si porta il piccolo nel Tempio per essere presentato e per essere riscattato, perché, come è scritto nella legge, ogni nato maschio deve essere consacrato al Signore. Essere consacrato al Signore nell'antichità poteva significare anche, non nel popolo ebraico, ma in tradizioni molto vicine alla geografia israeliana, anche il sacrificio stesso, cruento, del bambino. Nella Sacra Scrittura, invece, c'è il sacrificio di sostituzione. Siccome il bambino è di Dio, io offro delle colombe o un agnello in riscatto, lo riscatto. Ovviamente era la consistenza economica della famiglia a far scegliere se dovevano essere delle colombe, delle semplici colombe, o un animale più costoso. Già il fatto stesso che Giuseppe e Maria portino due colombe sta a significare che era modesta la loro condizione familiare. Ma rispettano la legge e vanno al Tempio 40 giorni dopo Natale. Oggi sono 40 giorni dopo Natale. E nella parola di sorpresa, di gaudio, del vecchio Simeone c'è il significato di questa celebrazione. Prendendo il bambino nelle braccia, pieno di gioia, di esultanza, dice: questo bambino è luce per illuminare le genti. Questa solennità della Candelora nasce nel VI secolo in Oriente, poi viene portata in Occidente e, come avviene di sovente, ha una doppia veste, una doppia interpretazione. Conserva la forza e lo splendore della provocazione di gioia e di speranza in Gallia, mentre invece in Occidente, piuttosto a Roma, prende piuttosto tonalità penitenziali. Come sempre avviene, quello che era nato come un momento di esultanza finisce per essere visitato come una esperienza per vincere il peccato. Per l'amor di Dio, tutto è consentito, però come si fa dinanzi all'esultanza di Simeone non provare la sua stessa gioia? E per un istante, visto che i nostri limiti li conosciamo bene, e spero che ognuno faccia i conti con se stessi, non sentire invece nel nostro cuore piuttosto la ebbrezza, la forza, la straordinaria provocazione che ci viene dall'incontro con Gesù, che è innanzitutto solarità d'incontro. Vedete, la celebrazione di oggi ha un grande valore pedagogico e psicologico, che va oltre il segno, perché il segno
si consuma presto, come si consuma la luce di una candela. E il segno serve per raccontare e per parlare di altro. Quella luce dice in maniera molto serena, sintetica, veloce, immediata, nella forza di un segno: la tua fede deve essere luminosa. Tu devi essere riflesso della luce di Dio. È ovvio che uno che è luminoso, che è solare, è una persona positiva, è una persona che vive la vita con un'apertura di significato diverso, che in ragione dell'incontro con Gesù, che ti permette di dire come il vecchio Simeone: ora lascia, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, la luce. Io ho visto la luce, sono uscito dalle tenebre. Ti mette in una condizione di apertura di vita, di ottimismo alla vita, di nuovo significato. Sì, mi rendo conto che tutte le volte che noi pensiamo alla fede, pensiamo al peccato, e tutte le volte che relazioniamo la fede, siamo in qualche maniera provocati a vedere quello che in noi non c'è. Ma non è così, non può essere così. Credere non può essere un valore aggiunto alla negatività dell'esistenza. La vita già di per sé stessa presenta un sacco di problemi. Se la fede deve essere un problema aggiunto, è un peso. Ma se la fede è liberazione dal peso, allora è gioia, allora è luce, è uscire fuori dalle tenebre. Io invece ho la sensazione che, incominciando noi preti e un certo modo di fare chiesa, abbia dimenticato quello che Gesù aveva consegnato in una parola forte e decisiva a quelli che erano i preti di oggi e i preti di ieri: voi avete caricato di pesi le spalle della gente che voi non portate neppure con un dito. Non l'ho detto io, sta scritto nel Vangelo. Cioè, voi avete appesantito la vita della gente, non l'avete liberata. Oggi c'è luce, e la luce è quella che ti permette, in ragione di Cristo, di immaginare la tua esistenza in maniera diversa. Ma voi pensate che le sto dicendo io queste cose? Lo scrittore della lettera agli Ebrei, quello che abbiamo letto la seconda lettura, ci dice in maniera chiara: colui che è venuto, cioè sarebbe il Signore Gesù, che è il nostro sommo sacerdote, andatelo a leggere quello che dice, è venuto per riscattare coloro che si sentivano ogni giorno oppressi e in potere della morte. Allora significa che in forza di Gesù io vinco le tenebre, in forza di Gesù io immagino la vita e la interpreto in maniera diversa, in forza di Gesù riscatto le tenebre, le mie tenebre di ogni giorno, in ragione di una nuova luce. Ma ci sarà un motivo per cui il credente debba diventare solare? E ci sarà un motivo per cui invece parte della Chiesa vuole invece sempre e comunque metterci sulle spalle un gioco, perché così ci domina meglio? Non è forse vero che una persona più solare è più libera, ma di una libertà autentica, non artefatta? Non è vero che un certo modo di fare Chiesa ha bisogno del diavolo, del peccato, della paura, della sottomissione al potere clericale? Ma Gesù è venuto proprio a liberarci da tutto questo. È venuto a dirci: voi siete figli di Dio e io sono venuto a liberarvi dalla morte. Ma voi credete che veramente i più grossi peccati siano quelli che sono elencati nei 10 comandamenti? Certo che sono colpe, il primo è il più grosso: non avrai altro Dio al di fuori di me. Ma il più grande peccato, lo dice Gesù, è il peccato contro lo Spirito Santo. È la bestemmia contro la vita, contro l'amore, contro la gioia. In altri termini, il più grosso peccato è pensare strutturalmente male di se stessi, degli altri e della vita. Il più grosso peccato non è vivere ogni giorno anche sbagliando, è vivere la vita da morti ogni giorno. Non è l'errore il problema, perché siamo fatti di errore. Il problema è vivere l'errore come colpa e non uscire dalla colpa mai. Liberarci significa poter avere la forza della luce, essere capaci di sole. E solo chi è capace di luce è vivo. Sarà anche per un processo scientifico,
lo sanno tutti che senza luce non c'è vita, e senza luce non c'è manco la nostra vita. C'è tempo per morire, ognuno ha i suoi tempi, e prima o poi tutti quanti faremo i conti con la morte. Ma se tu muori prima di morire, mi vuoi dire che stai campando a fare? E se tu ogni giorno pensi a quello che stai problematicamente perdendo, non lo hai perso già strutturalmente per sempre? Ora lascia, o Signore, che il tuo servo viva in pace. Quanto è bello! E vivere in pace significa vivere in pace con se stesso, andare in pace con gli altri, riuscire a recuperare parole di sole, di luce, nella nostra quotidianità. Quante parole inutili, quante parole buie, tetre, oscure, grigie, che guidano, strutturano, alimentano i nostri pensieri, i nostri atteggiamenti. È parte della Chiesa a piacere che ci sia questo atteggiamento, perché voi più state così, più siete governabili da loro, più siete sottomessi al potere dell'inebetimento dell'umanità. Solo l'uomo libero può essere veramente figlio di Dio. Ed è figlio di Dio perché è stato liberato dalla schiavitù di ogni morte da nostro Signore Gesù Cristo. Se viviamo di paure, solo di paure, è la nostra fede a rischiarne. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, perché i miei occhi hanno visto la tua luce. Quanto è bello uscire dalle tenebre. Quanto è bello poter immaginare, benché le nostre colpe, i nostri limiti, i nostri difesi, le nostre indifese condizioni, che Gesù, standoci accanto, ci porta fuori dal tunnel di ogni morte. Quanto è bello il Salmo che più volte ripetiamo: se anche andassi per valle tenebrosa, non proverò nessun male, perché tu sei con me, il mio vincastro, il mio sostegno. Luce ai miei passi è il Signore. La vita, figli miei, è così come la viviamo, giorno, notte, cadute, rialzate, momenti belli, momenti brutti, grazia, peccato, è la vita perché siamo uomini, ma vale la pena viverla e viverla positivamente, ricchi di speranza anche in momenti difficili. Voi credete che il ruolo dei cristiani, e concludo, sia soltanto quello di professare una fede statica, dire andiamo a messa la domenica, fare i conti su quanti sono quelli che frequentano e praticanti e quelli no? E non pensate che in un tempo di crisi come stiamo vivendo, il ruolo dei cristiani dovrebbe essere quello di portare luce, benché le difficoltà, in un momento difficile? E se uno ha fede, può pensare che tutto sia finito perché è finita l'economia? E non può essere invece vero che in ragione della nostra fede, considerando anche i guasti di questa società, noi non ci lasciamo prendere dal Dio diverso, diverso dalla qualità e dalla profondità del Dio che abbiamo incontrato, e diremo ogni giorno, anche il più difficile, sia lode a Dio, perché la tua luce, Signore, rischiarerà la mia notte. Questa è la testimonianza, questa è la nostra fede, questa è stata la fede di Simeone, che benché abbia detto anche a Maria una spada ti trafiggerà l'anima perché la vita è fatta anche di difficoltà, ha ricordato a tutti che questo bambino è venuto per la salvezza di tutti, contraddizione tra quelli che accetteranno la luce e quelli che la rifiuteranno. Da che parte vogliamo stare? Io spero, ne sono convinto, dalla parte della luce, per vincere la notte, la nostra, quella di ogni giorno. E adesso ci fermiamo un attimo e celebriamo la luce, celebriamo la festa delle candele. Vi spiego quello che avviene, lo spiego a voi e lo spiego ai nostri amici che ci seguono. Quattro dei nostri fratelli verranno con dei ceri, che sono la festa delle candele, la festa delle luci, a ricordare che ognuno di noi è una fiamma che deve essere accesa. Si canterà un canto che voi conoscete bene, una luce che viene a rischiarare le tenebre. I quattro candele arriveranno qui. Dopo che sono arrivate qui, io benedico le candele e tutti i piccoli ceri,
che voi potete trovare alla fine della messa all'esterno, mi farebbe piacere che oggi a tavola lo accendiate. Sono piccoli ceri, uno per famiglia, lo mettete a tavola. Benedico i ceri, però prima di farlo rinnoveremo la nostra fede. Come? Con il credo. Quattro di voi leggeranno quattro parti del credo e noi risponderemo credo, credo, amen. Poi le luci saranno accese, saranno messe qui al centro e in quel momento tutti quanti noi, perché tutti siamo in questo atteggiamento di dare al nostro futuro speranza, faremo una benedizione e una preghiera per i nostri figli, per i nostri più giovani. Siccome pure noi siamo figli, pregheremo pure per noi. Questo è quello che succederà. Spero che questo momento così importante possa dire a ciascuno di noi: tu sei una luce che deve restare accesa. Il testo del canto è 333. Possiamo restare seduti. Fratelli carissimi, sono passati 40 giorni dalla solennità del Natale. Anche oggi la Chiesa è in festa, celebrando il giorno in cui Maria e Giuseppe presentarono Gesù al Tempio. Con quel rito il Signore si assoggettava alla prescrizione della legge antica, ma in realtà veniva incontro al suo popolo che l'attendeva nella fede. Guidati dallo Spirito Santo, vennero nel Tempio i santi vegliardi Simeone e Anna, illuminati dallo stesso Spirito, riconobbero il Signore e pieni di gioia gli resero testimonianza. Anche noi, qui riuniti dallo Spirito Santo, andiamo incontro al Signore, al Cristo, nella casa di Dio, dove lo troveremo e lo riconosceremo nello spezzare il pane, nell'attesa che Egli venga e si manifesti la sua gloria. Preghiamo. O Dio, fonte e principio di ogni luce, che oggi hai rivelato al vecchio santo Simeone, il Cristo, vera luce di tutte le genti, benedici questi ceri e ascolta le preghiere del tuo popolo, che viene incontro a te con questi segni luminosi e con inni di lode. Guidalo sulla via del bene, perché giunga alla luce che non ha fine. Per Cristo nostro Signore. Credo in solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo
credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo, credo, amen. Credo, credo, amen. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, che procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo, credo, amen. Credo, credo, amen. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Credo, credo, amen. Credo. E adesso ci alziamo in piedi. Molti di voi hanno la preghiera sul banco, chi non l'avesse la può recitare mentalmente, ve la riportate a casa. E adesso preghiamo con la luce nei nostri occhi, a passarla in quella dei nostri figli per la nostra vita, per il nostro futuro, per loro. Padre Santo, sorgente inesauribile di vita, da te proviene tutto ciò che è buono. Noi ti benediciamo e ti rendiamo grazie perché hai voluto arricchire con il dono della presenza dei nostri figli la nostra comunione d'amore. Custodiscilo e proteggilo sempre perché con il progredire degli anni renda libera testimonianza della sua fede e trovi nella nostra famiglia il clima adatto per aprirsi ai progetti che tu tieni in serbo per lui. Per Cristo nostro Signore. Amen. Accomodate. Canto 327. Thank you.
Pregate perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, o Padre, i nostri doni e guarda la tua Chiesa che per tuo volere ti offre con gioia il sacrificio del tuo unico Figlio, agnello senza macchia per la vita del mondo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il tuo unico Figlio, generato nei secoli eterni, presentato oggi al Tempio e proclamato dallo Spirito Santo, gloria di Israele e luce dei popoli. E noi esultanti andiamo incontro al Salvatore, e con l'assemblea degli angeli e dei santi cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo. Il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, nell'alto dei cieli. Osanna, osanna, nell'alto dei cieli. Santo, santo, santo. Santo, 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 benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, nell'alto dei cieli. Osanna, osanna, nell'alto dei cieli. Santo, 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 santo. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Eta ubi carita Deus ibi. Un cuor solo e un'anima sola, insieme. Ubi carita et amo umi car-
celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Crescenzio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati di tutti i nostri cari che si sono addormentati alla tua presenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme alla Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ed ora preghiamo come ci ha insegnato a fare Gesù. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Se qualcosa non va, devi dirlo, perché questo è il bene. Amico, io ti voglio bene, non te l'ho mai detto per paura, sai, perché il mio bene grande ci costruisce una vita, perché il mio bene è grande come il mare, e niente di più grande al mondo c'è. Perché, caro amico, io ti voglio bene, e niente di più grande.
grazie al mondo c'è. Beati noi gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Canto 323.
fine di questa celebrazione, tra poco la benedizione per tutti quanti noi che siamo qui, per quelli che ci ascoltano, perché la ricevino nelle loro case, nei posti di dolore, di sofferenza, a loro un pensiero particolare perché la luce possa dare sostegno alla loro vita anche in momento di difficoltà. Ricordate, c'è un lumino all'esterno che prendete, uno per famiglia, accendetelo a tavola e pregate prima di mangiare. Il Signore è la nostra luce, illumini la nostra famiglia. Questa settimana inizia in maniera strutturale l'aiuto ai senza fissa dimora ogni lunedì sera con i nostri volontari, come con i nostri volontari ci sarà il servizio alla mensa della tenda alla sanità. È un momento importante di crescita per la nostra comunità che sa bene che non può annunciare Cristo senza testimoniare l'amore. E io sono molto contento che molti di voi, tantissimi, hanno aderito a questo percorso. Martedì c'è catechesi, come sempre. Giovedì, un momento molto molto bello, giovedì Mimì De Maio presenterà qui il suo ultimo disco, ci abbiamo un concerto alle ore 19, molto molto bello, ci vediamo. Ogni venerdì e ogni sabato mattina, come sapete, già ho iniziato venerdì scorso, sto visitando le famiglie della parrocchia. Non trascurerò nessuna famiglia, ho bisogno del tempo per poterle visitare tutti. Ultima cosa, il giorno 22, sabato 22, non dimenticate che c'è il nostro pellegrinaggio ritiro a Pietralcina, nella terra di Padre San Pio, Padre Pio. Preghiamo. O Dio, che hai esaudito l'ardente attesa del santo Simeone, compi in noi l'opera della tua misericordia. Tu che gli hai dato la gioia di stringere tra le braccia, prima di morire, il Cristo tuo figlio, concedi anche a noi, con la forza del pane eucaristico, di camminare incontro al Signore per possedere la vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Possa la strada venirti incontro. Possa il vento sospingerti dolcemente. Possa il mare lambire la tua terra e il cielo coprirti di benedizioni. Possa il sole illuminare il tuo volto e la pioggia scendere lieve sul tuo campo. Possa il Dio tenerti sul palmo della sua mano fino al nostro prossimo incontro. Possa la sua tenerezza largamente benedirti, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie.